Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti voglio raccontare la storia di un appartamento che abbiamo recentemente venduto e soprattutto di come lo abbiamo fatto. Se non mi conosci mi presento, sono Pierangelo Beretta, sono un agente immobiliare di Monza e da 15 anni aiuto le persone a vendere e acquistare casa a Monza e in Brianza. Come ti dicevo, in questo video entreremo nel dettaglio, ti racconterò esattamente di come siamo riusciti a trovare un acquirente per questa casa in pochissimo tempo e ad un prezzo superiore rispetto alla richiesta. Hai capito bene, abbiamo ottenuto una proposta d'acquisto più alta rispetto alla richiesta di partenza, per l'esattezza di un 4% più alta. So che ti sembra strano, so che stai storcendo il naso, perché nella normalità delle cose chi fa proposte d'acquisto per acquistare un immobile le fa sempre al ribasso, quindi va a chiedere uno sconto al proprietario. Ma se seguirai questo video ti garantisco che capirai tutto per filo e per segno e oltretutto sentirai il racconto direttamente dalla voce della proprietaria della casa. Andiamo subito al dunque. Per vendere questa casa abbiamo organizzato un evento che si chiama Open House. Se queste parole ti fanno venire in mente trasmissioni TV statunitensi con feste, pasticcini, bottiglie di champagne, piscine, ti avviso che non è così, non è questa cosa. Infatti l'open house non è altro che una potentissima strategia di marketing immobiliare che porta molti benefici ai proprietari, quindi a chi sta vendendo casa. Tra questi innumerevoli benefici ne abbiamo estrapolati due che sono, dal nostro punto di vista, in base all'esperienza che abbiamo vissuto, quelli principali. Il primo è quello di evitare che il proprietario investa e perda tempo in molteplici visite singole, spalmate magari su più giorni, a orari diversi, con tutto quello che comporta preparare una casa per essere visitata da un potenziale acquirente, quindi le pulizie, la sistemazione, essere disponibili e via dicendo. Il secondo beneficio te lo dico più tardi. Quando abbiamo visto la casa abbiamo intuito subito che c'erano tutte le potenzialità, le caratteristiche per organizzare un evento open house di successo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato preparando come al solito tutti i nostri materiali di marketing, quindi foto professionali col nostro fotografo. Planimetrie arredate, video, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo pubblicizzato la casa per circa 10 giorni sui canali social, quindi sui portali immobiliari, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, abbiamo mandato email alla banca dati e in più abbiamo letteralmente invaso il quartiere dove si trova questa casa distribuendo dei volantini personalizzati, ovviamente riferiti solo a quella casa, andando a sponsorizzare l'evento. Quindi abbiamo messo questi volantini direttamente nelle buche delle lettere, nelle portinerie e nelle attività commerciali della zona. Quando hanno iniziato ad arrivare le chiamate, a tutte le persone che ci contattavano abbiamo ovviamente fornito le info aggiuntive sulla casa, quindi insomma qualche dettaglio in più, abbiamo risposto a qualche dubbio. E a tutti abbiamo detto: ti aspettiamo il giorno 29 maggio all'open house. Abbiamo spiegato cosa sarebbe successo quel giorno, cosa avrebbero ricevuto quel giorno e quanto tempo avrebbero avuto poi per procedere. Ovviamente per evitare assembramenti all'interno della casa, evitare che ci fossero più persone, troppe persone contemporaneamente, abbiamo comunque assegnato un orario preciso ad ognuna di queste persone. E così abbiamo concentrato 31 appuntamenti in un'unica giornata. Dalle ore 13 alle ore 19:30 ogni appuntamento durava circa 15 minuti e ogni persona consegnavamo una cartellina, ti faccio vedere, come questa, con all'interno tutta la documentazione della casa, e cioè atto di provenienza, planimetria catastale, attestato di prestazione energetica, visura ipotecaria, visura catastale, regolamento di condominio, ultimi tre consuntivi delle spese condominiali, un facsimile del modulo per fare la proposta di acquisto e le regole dell'open house e quindi insomma la spiegazione precisa su come procedere con la proposta. Tutte le persone che hanno visionato la casa quel giorno hanno avuto a loro disposizione 5 giorni per vedere la documentazione, analizzarla, farla vedere magari al proprio notaio, al proprio avvocato, commercialista, al dentista, fisioterapista, non lo so, e per fissare un appuntamento poi in ufficio da noi per formulare la loro proposta d'acquisto. In totale abbiamo ritirato 9 proposte di acquisto, di cui 7 ad un prezzo superiore a quello richiesto.
Ovviamente a nessuno di queste persone abbiamo rivelato le cifre proposte dagli altri, questo per correttezza verso tutti, ma a tutti abbiamo semplicemente suggerito di fare fin da subito la loro migliore e ultima offerta. Questo perché? Perché sapevamo che non ci sarebbe stata la possibilità di fare una normale trattativa, quindi partire basso, fare il rilancio, offerta contro offerta e via dicendo. Fai subito la tua migliore e ultima offerta. In pratica cosa è successo? Con questo sistema si è creata una competizione tra gli acquirenti veramente motivati, perché hanno visto con i loro occhi quel giorno l'afflusso di persone durante l'open house e hanno probabilmente, anzi sicuramente, percepito il senso di urgenza e di scarsità che li ha motivati ad agire subito. Ed è proprio questo il secondo beneficio per chi vende casa con questo sistema, quindi è quello di creare un po' di competizione tra gli acquirenti che percepiranno urgenza e scarsità nella casa. Dopo aver ritirato tutte le proposte siamo andati dalla proprietaria Lucia e le abbiamo presentate tutte le proposte. Ovviamente Lucia ha scelto di accettare una proposta che, come ti dicevo, era più alta del 4% rispetto alla richiesta iniziale, senza vincolo di ottenimento del mutuo da parte dell'acquirente. A dire il vero non era neanche la proposta più alta, ce n'era una più alta, ma Lucia ha scelto questa proposta perché le condizioni totali erano quelle che secondo lei erano migliori e soddisfavano di più le sue esigenze. Ora ti lascio al suo racconto. Siamo qui con Lucia, che è la proprietaria della casa di Milano che abbiamo aiutato a vendere recentemente. Ciao Lucia, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Stai bene? Sì, okay. Sì. Ascolta, due cose veloci. Cosa pensavi della tua casa prima di metterla in vendita? Cioè, pensavi che sarebbe stato facile, difficile? Ma francamente non pensavo sarebbe stato così facile. Io non avevo idea neanche della valutazione, perché la mia era una casa un po' particolare. Però niente, mi sono affidata a Pierre perché mi dava fiducia e ho voluto sentire lui, insomma, ho voluto consigliarmi con lui. Com'è andata poi? Benissimo. Okay. Benissimo. Che metodo abbiamo usato però? È un metodo particolare che non avevo mai visto, perché ero abituata alle agenzie standard, perché io ho venduto anche poco tempo fa. E niente, consiste in questo open house, quindi un giorno solo aperto alla visita della casa, con appuntamenti di un quarto d'ora per persona. E io credo che sia stato un metodo veramente positivo. Quante persone sono venute quel sabato? Sono venute 31 persone. Erano, tant'è vero che anche gli aiutanti, diciamo, collaboratori di Pierre, dicevano che là fuori gli altri dicevano: no, basta, non fate entrare più nessuno. E niente, 31 persone, poi sono venute altre 4 persone il venerdì precedente. Perfetto. E quante proposte d'acquisto sono arrivate? 9 proposte subito, diciamo. In quanto tempo? Il giorno stesso. Sì. Quindi possiamo dire che sei soddisfatta? Caspita, sono molto soddisfatta. Pierre è un professionista veramente in gamba e lo consiglierei a chiunque. Anzi, l'ho già consigliato a una mia amica che era in crisi perché continuavano ad abbassargli la valutazione della casa, e sono sicura che con Pierre troverà la soluzione giusta. Perfetto, grazie mille Lucia per questa recensione. Niente, figurati, l'ho fatta veramente proprio volentieri. Ti ringrazio, grazie mille. Ciao. Ti piacerebbe capirne di più e vedere se questo sistema è replicabile anche per la vendita della tua casa? Per capire se possiamo aiutarti, come abbiamo fatto con Lucia, abbiamo necessità ovviamente prima di sentirci telefonicamente e poi di visionare la casa. Ti ricordo che chi vende con noi può godere anche di una garanzia supplementare, che è un po' l'elemento che ci differenzia dalle altre agenzie della zona, che permette ai nostri clienti di svincolarsi dal nostro incarico in qualsiasi momento senza pagare un solo centesimo di penale. Perché? Semplicemente perché non ci va di tenere le persone vincolate in situazioni che magari non gradiscono solo perché hanno firmato un incarico e perché hanno una penale da pagare per liberarsi.
Quindi, se il nostro sistema di lavoro non dovesse funzionare, non ti dovesse piacere o altro, sarai libero di andartene, sarai libero di liberarti dall'incarico senza versare un solo centesimo di penale. Ricapitolando, se vuoi vendere casa e stai pensando a quale agenzia rivolgerti e le agenzie che vedi in giro ti sembrano tutte uguali, che insomma fanno un po' tutte le stesse cose, tieni presente che con noi potrai godere di un sistema testato che genera risultati concreti, come hai appena visto. Vendere in tempi brevi, vendere al miglior prezzo possibile e, nella peggiore delle ipotesi, potrai liberarti dall'incarico in qualsiasi momento. Ci tengo a precisare che non tutte le case purtroppo si prestano ad essere vendute con questo sistema, quindi per capire se possiamo aiutarti ti suggerisco di lasciare i tuoi dati qui sotto, qui da qualche parte, ti richiamerò io direttamente per approfondire e per capire se il tuo progetto è realizzabile attraverso il nostro sistema. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti saluto e ci vediamo. Ciao, buona giornata.